Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con 7 Days to Die. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Come vedete sono le 8 e 10. Avevamo passato la nottata tra il 14esimo e il 15esimo giorno insieme. E qui sotto c'è un fottio di gente, credo. Azzo, sono arrivati fino a qua sopra. Ok, quindi. Ah, è morto, perfetto. Allora, noi eravamo scesi da... Sì, da qui perché ci eravamo passati. Questo ce lo prendiamo, però allo stesso tempo. Vabbè, questo mettiamo un attimo qua. Vediamo se è questo il caricatore. No, perfetto. Allora, effettivamente era questo qui. Ok, almeno sappiamo quale caricatore portarci dietro. Qui c'era la scala, giusto? Perfetto. Ok, li sento non vicinissimo, di più. Oh, dove cazzo ero passato? Guardali qua. A giovani. Mamma mia, però ho finito un altro caricatore, maledizione. C'è da dire che è devastante questo mitra, quindi per uscire mi sa che lo utilizziamo. Facciamo un po' John Rambo. John Rombo. Ma questo era vuoto, questo barile? No, potevo... Magari mettiamolo insieme agli altri. Non occupiamo spazio random. Qua ci eravamo scesi, perfetto, con scale fatte da noi, artigianali. Perché noi... Guardiamoci le... quelli come erano saliti là. Vabbè che sono uscito e ho ricaricato la partita, quindi ogni tanto succedono questi spawn random anche dei nemici. Qui avevo spaccato tutto, vabbè. Magari adesso ce la ricostruisco, non saprei. Vabbè, dai, ricostruiamocela. Tanto comunque, se non ci sto io, questi non salgono. Che sono molto interessati ad altro se non alla mia pelle. Va bene. Allora, un attimo. Adesso. Questa rimettiamola qui. Anche il picco è... Il problema è che abbiamo riempito di nuovo questa. Una è sempre bene tenerla. Allora direi a questo punto di andare a... no, possiamo andare anche qui. Dai, andiamo sotto. Abbiamo comunque accumulato già un bel po' di roba, quindi sotto conviene farci un campo base, anche se in realtà l'avevo fatto qua sopra. Però mi sono dimenticato di mettere una chest con la roba. Anche se in realtà conviene metterle tutte a una parte. Adesso non posso perché perderei della roba suicidandomi. Vabbè che magari potremmo perdere della roba inutile. Vediamo un attimo. No, 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 vabbè. Ok. Andiamo a sud, va, vediamo, esploriamo anche quella casa, tanto sono le 10:30, credo che ce la facciamo. Magari se però andiamo nella parte giusta ce la facciamo meglio. E ragazzi, come detto, vabbè, io sono parecchio avanti rispetto a quando sto postando i video. Costruiremo un edificio quando saremo ben attrezzati, quindi sto aspettando ancora un po'. Anche le coltivazioni ho visto che comunque si, credo si possano fare giustamente scavando. Certo, questo magari non è il terreno ideale, però un po' più a nord poi ci proveremo. Abbiamo dei semi di patate, le pannocchie anche, quindi possiamo metterci un bel campetto, però lo dobbiamo fare quando abbiamo... Ok, è un...
che stava morendo. È un edificio simile a quello dove siamo morti, tipo i cosi là. I meccanici, le rimesse, diciamo. Cosa del genere. Mettiamoci un paio di queste che abbiamo una certa fame. Bella bevuta e proseguiamo, vabbè, lasciamola. Proviamo a liberare questa zona, magari. Ok, quegli spuntoni ce li possiamo ciullare. C'è, vediamo se c'è della roba interessante. Intanto saccheggiamo la macchina. Poi è mezzogiorno, quindi forse riusciamo a... Guarda qua l'acqua. Mi dispiace che l'acqua non possiamo metterne più di... cazzo. Aspetta, aspetta. Vabbè, questo facciamo che... Te lo piazzo in amicizia qua. Me lo prendo questo anche. Guardali là. Andiamo fuori che siamo più al sicuro. Dai che mi sono accucciato, maledizione. Possiamo passare? Ok. Guarda lì. Allora, un attimo perché... Salve, salve, salve. Sembra che non ci sia niente di interessante comunque, quindi... A parte una quantità smodata di zombie. Stanno spaccando tutto. Un po' di ferro. Ferro? No, ok. Non riesco a prendere. Ci ho ripiazzo. Prendo giusto qualcosina così e poi ripartiamo subito verso nord, ragazzi, conviene. Perché non lo aggiungi a questi, maledizione? Questo è di ferro, che magari crolla e mi ciullo tutto il ferro. Adesso ci crolla in testa e moriremo. No, però ci dà solo... Ecco, questa cosa un po' mi... Cioè, dico io, a quel punto fai come gli alberi, crolla, mi dai tutto il ferro che c'è. Fanculo, neanche me l'ha dato qua. Vabbè, andiamo, ce ne va. Questi... Ma noi ce l'avevamo. Ah, sono parecchi. Vabbè, allora facciamo che passiamo così e... Guarda, te lo rimetto pure. Ok, prossimo obiettivo. E io direi di andare proprio dove è la stella. Magari vediamo cosa c'è. Se c'è qualcosa di interessante o meno. Se ce lo dà come stella, credo siano anche degli obiettivi da seguire. Poi, come detto, mi farò una puntata, cioè mi farò un gameplay io per raccattare una quantità abnorme di ferro, in modo tale che ci facciamo una casa di ferro proprio. Mi sa che è questa macchina l'obiettivo, non è vero. Però noi la saccheggiamo uguale, perché ci piace. No, è quell'altra macchina l'obiettivo. Tra l'altro, cosa abbiamo qui? Brick. Con questi non ci possiamo fare niente. Quindi in teoria potremmo anche buttarli, perché c'abbiamo della roba inutile. Magari questi... Aspetta, cazzo.
Ah, stanno un po' più lontani, pensavo di averceli. C'è giusto una persona così per terra. Aspetta. Magari. Magari c'era un. Il foglio con scritto qualcosa, invece no, esattamente come gli altri, vuoto. Allora, allontaniamoci un po' da questi, va. Che magari è il caso. E rimettiamo questo qui. Il libro, levalo, da, basta. E ci portiamo sta roba. E vabbè ragazzi, a questo punto direi di andare direttamente o qui, che è il nostro campo base un po' più massiccio. Andiamo a vedere. Così nel caso lasciamo un po' di robe. E proseguiamo per la zona nord. Dai, magari ci rivediamo direttamente lì. Taglierò, perché se no ci vediamo tutto. Cioè, vi sorbite tutto il viaggio. Ragazzi, riprendiamo direttamente da qui. Ho passato la notte perché si era fatto tardi. Infatti, non sono andato neanche qui dove era il nostro obiettivo principale, dove abbiamo tutte le nostre risorse. Ma mi sono fermato in quest'altro, in quest'altra zona dove ogni tanto ci eravamo accampati per la notte. Adesso direi di seguire questa strada qui. Andiamo verso nord, in modo tale da raggiungere quella zona che ancora non abbiamo esplorato. Sono le 9, c'è cioè un po' di foschia effettivamente, non è molto serena la giornata, tra l'altro direi anche di mangiarci qualcosina. E nel frattempo, mentre risalivo, sono passato qui per questa strada, vabbè qua c'era un piccolo accampamento e qui dove c'era un laghetto ho provato con un barattolo vuoto a riempirlo di acqua e funge, quindi barattoli vuoti, se andiamo in un laghetto possiamo, il laghetto, fiume, dove capita, possiamo riempirli con dell'acqua, cosa in realtà non propriamente necessaria perché comunque abbiamo veramente un quantitativo d'acqua impressionante, troviamo in giro, quindi in realtà non è fondamentale. Maledizione, troviamo altra. Che cazzo ha fatto? L'ha buttato? Ma che sei scemo, piglialo. Però mettilo qui, magari. Ridagliela. Oh, ma becchiamo il quadratone. Perfetto. Qua prendiamoci questi e questi. Il cerchione glielo lasciamo. Allora, vediamo, dai, proseguiamo per questa strada, c'è una casetta, magari gli diamo un'occhiata anche lì. E andiamo infine in quella zona che ancora non abbiamo visitato, così magari. Ok, sarebbe quella la casa? Perfetto. Vabbè, magari raccattiamo giusto qualcosa. Vabbè, allora, ditelo, no? Ce la pigliamo perché. Comunque, durante il viaggio, cioè sentivo, si sentono dei rumori strani, non so cosa sia, magari una coincidenza, ma c'erano dei rumori piuttosto inquietanti. Merda. Vaffanculo. Vabbè, sti cazzi. Merda. Leva. Rotti coglioni, eh. Iniziamo a fare i cattivi. Cos'è questo? Prendi tutto, prendi tutto. Prendi le bende che ci servono e magari allora, un momento, un momento.
Perfetto. Perfetto. Siamo un po' saturi di attrezzature. Letto in realtà facciamo così, va. Credo possiamo utilizzarlo come... Non è vero. No, questo non ce lo dà come punto di respawn. No, vabbè. Non so, a sto punto io avevo preso il materasso. Questo ce lo dà? No, vabbè. Niente. Ce lo prendiamo, scendiamo per le scale, vado, ci spezziamo pure le ginocchia. Tra l'altro direi di... Ah no, ok, allora, un momento, momento. Un paio di caricatori mi ce li metto qui. E... Sentite questi... questa specie di sound da... cosa horror, non lo so, vabbè. Direi di proseguire. Allora, o verso qui. O verso qui. Il laghetto mi piace. Infatti, magari ci accampiamo. Anzi, andiamo verso il lago. Vediamo se è figo. Ok, qua rinizia la vegetazione. Sentite il sound? Che prima non c'era, mi sembra. Vaffanculo, allora, dai. Vabbè, la pistola la possiamo lasciare. Non è. Non è un problema, non è vero, abbiamo lo spazio, ce la portiamo. Effettivamente magari lasciamo l'acqua in questi casi. Così. Roba preziosa random l'acqua. Possiamo mettercela, mettiamocela, magari ce la beviamo. Ok, questa zona ci piace, questa... Oh, sentite, già riparte la vegetazione. Dove stiamo andando, tra l'altro? Ok, dalla parte opposta. Vabbè, ormai ci stiamo. Sono le mezzogiorno e mezza, quindi possiamo ancora... ancora stare tranquilli. Spero, eh. Sentite le cicale. Quella lì è la casa che è una baita, un po' come... Facciamo così. Ok, riempiamoci l'acqua. Non ce lo beviamo. E... Aspettate, mi do un'occhiata alla mappa. Lì ci sono dei cervi. Perché in teoria... Cioè, se riusciamo, magari la fortifichiamo, tanto per avere un altro luogo di sicurezza. Allora, facciamo una cosa, va. In amicizia, proprio. No, deve essere proprio pulita la zona. Ce li spreco un po' di caricatori, ma tanto ne abbiamo trovati. A bomba, ve li dedico. No, proprio non dovete... Sta casa non la dovete neanche toccare. Un attimo, datemi tempo che ricarico e sfiman... mi smandrappo la testa. Libro, sti cazzi. Acqua, vabbè, sti cazzi. Questo ce lo prendiamo. Le bende anche. Vabbè. Perfetto. Vediamo. Porca troia. Vabbè, il fucile ce lo lascio.
questi li puoi prendere, perché no? Anche l'acqua in realtà. Allora facciamo che... Qui di solito, esatto, c'è una cassaforte con un lanciarazzi. Allora ragazzi, questa la usiamo come altra base. Sì, non tocco niente. Metto un sacco a pelo sopra. Sempre meglio metterli qua sopra che... Perfetto. Luci accese anche di giorno. E... scala è qui. Occhio. Perfetto. No, adesso me ne vado subito, così non sfasciano niente questi. Spero. Allora, un fucile te lo lascio. Una pistola, anzi, due, anzi, tre. E... carta. No, l'acqua la lasciamo. Ecco qua, già si stanno fiondando come i cinghiali. Ti lascio anche questo. E per il resto mi porto dietro tutto, sì. Le bende... magari ci lascio queste. Vabbè, ma l'acqua tanto la ritroviamo, dai. Che ci frega. Perfetto. Iniziamo a fare un po' di pulizia qua sotto, va. Queste cose fatte così mi piacciono. Guarda che figli di... che figli di mula. Che poi si accaniscono là dove stanno i pilastri, maledetti bastardi. Lasciatela stare questa casa, che mi potrebbe tornare utile come rifugio random. Ah, aspettate. Vabbè, un attimo. No, che cazzo fai la sedia di Billy? Rimettila qua. Sì, le andiamo a posare effettivamente quelle cose. Cazzo, le posiamo. Allora, facciamo una chest. Ah, eccola qui. La piazzo qua, beh, storta come sembra, ma va bene. Mi ci piazzi questi. E metallo ne abbiamo parecchio in realtà. Però me lo tengo, no? Me lo porto dietro il metallo, perché poi ci facciamo un sacco di roba, un sacco di cose. Sono le 4:20, quindi io direi che forse... no, andiamo... allora, andiamo... no, cazzo, andiamo... qua me la distruggono, sta casa. No, andiamo là. Poi torniamo qua. Anche se dobbiamo... ci torniamo dopo, dai. Guarda qua. Le riporto in casa. Tranne queste che me le ciullo. La carta sti cazzi. Allora aspettate, perché mi sa che qua dobbiamo fare una cosa tecnicota. Però no, non la voglio fare qua la casa bella tosta, perché... cioè la vorrei fare altrove. Perché qua comunque stiamo in una zona un po' troppo isolata dalla della mappa. La vorrei fare già più qua. Magari qua. Magari... ma si sentono dei rumori diversi dal solito. Non lo so. Sta zona mi sa di strano. Ci sono dei cervi che... no, vabbè, ce n'abbiamo tanta di roba da mangiare. Vabbè, dai, proviamo ad andare verso la stella. Poi magari ci raccambiamo qua. Che dobbiamo fare?
Mal che vada ci distruggono questa casa che mi dispiacerebbe perché c'è della roba interessante, cioè adesso soprattutto che ci ho lasciato io della roba interessante. E questa. Ah, sono quelli. Sentivo dei rumori strani. E poi non ho capito, queste stellette sono obiettivi, ma per cosa? Cioè, non trovo niente che possa essere interessante, in realtà. Vabbè, a parte, come sempre, tutte queste cose. Allora, o torniamo qua o andiamo lì. Per passare la notte. La scelta più saggia sarebbe andare qui perché sono già le 6. E allora io vado lì. Perché noi non facciamo la scelta più saggia. Noi facciamo la scelta più sportiveggiante. Cioè, è questo che bisogna capire. Tanto siamo armati, siamo cattivi. Guardate che bel prato. No, qua la faccio la casa, qua. In mezzo alla natura. Sopraelevata. No, forse è meglio qua nella valle, così vedo. Questa zona mi piace comunque. Perché questa era proprio foresta, foresta, come dicevo, dove. Vabbè, non ci perdiamo troppo in chiacchiere, sennò qua ci inchiappetta. No, qua mi piace. Qua sarà la nostra casa. Aspetta. Ma lo sentite anche voi? No, ha crashato. No, no, maledizione. Vacca troia. Adesso non mi ha salvato niente, mi sa. Maledizione. Vabbè, ragazzi, mi sa che ci vediamo direttamente con il prossimo video. Non so, sinceramente, da dove mi possa far ripartire perché non ho salvato da un po'. Da un bel po'. Vabbè, dai, ci vediamo con il prossimo video. Non so se avete sentito anche voi queste voci, questi suoni un po' inquietanti. Comunque. Cioè, i suoni di gioco vanno ancora, il gioco però si è impallato. Vabbè, dai ragazzi, allora ci vediamo con il prossimo video. Fatemi sapere anche la vostra e ditemi se sto dimenticando. Cioè, sentite. Nonostante il gioco abbia frizzato, perché. Pacca troia. Vabbè, ci vediamo con il prossimo video. Un saluto a tutti da quel tale Ale.